rapporto prezzi sui prodotti dell'ortofrutta, lei ha detto oggi un patrimonio che riguarda tre aree di interesse. Sì, tre aree di interesse perché riguarda innanzitutto i produttori, perché possono così confrontare i prezzi e avere una cognizione sull'andamento del mercato, un elemento positivo per i consumatori perché così possono essere al corrente la stagionalità, la correttezza dell'acquisto, e un aiuto certamente all'istituzione nella costruzione di politiche in favore dei vari settori. Un rapporto prezzi che incide sulla trasparenza, lei ha detto molto importante anche per combattere le pratiche sleali. Sì, certamente i prezzi e la formazione dei prezzi sono un'area di interesse per fare in modo che effettivamente dalle produzioni ai produttori possano conseguire quella redditività che gli consenta di stare sul mercato. Quindi tutto questo va a incidere su una filiera anche più remunerativa. Su una filiera più remunerativa e più corretta nella destinazione della costruzione della catena del valore.